Come vi siete conosciuti? Perché avevamo un'amica in comune con cui ho collaborato. Io avevo bisogno di musica, naturalmente. Ho sentito le sue musiche, mi sono piaciute. Avevo bisogno di un mood chimico, di un mood sintetico, che andasse un po' in contrasto con le immagini invece molto laccate, molto anni 20, anni 30, dal cinema noir. E mi sembravano perfette perché l'atmosfera è un po' agricola, la chiamo io. Con agricola è una cosa semiseria, però con agricolo è, il contadino fa con quello che ha. Noi facciamo audiovisivi, mi fa musica, io faccio il video con quello che abbiamo. Nonostante le difficoltà che sono tantissime, perché naturalmente tu vorresti arrivare molto più avanti con le cose. Non ci riesci per ovvi motivi anche economici, e però quello che il fatto di passare 2 settimane, 3 settimane dediti a un progetto insieme in una squadra, tutti con lo stesso obiettivo, con la stessa voglia di fare un buon prodotto, è una cosa difficile da trovare durante l'anno. L'idea di portare avanti anche un cinema culturale, nel senso che stai con le altre persone, conosci le altre persone per 15 giorni in una maniera che non è canonica, perché stare su un set bene o male non è una cosa canonica, è una cosa estrema, perché vivi a strettissimo contatto con altre persone e vedi solo loro, perché dopo sei in una città che non conosci, dove non hai amicizie, sei lì per lavorare e quindi sei costretto bene o male a stare con loro. E allora c'è tutta una serie di dinamiche, alle volte va tutto bene, delle volte invece è più difficile, che però è molto bello quando arrivi alla fine e hai un film in mano, il tuo progetto pronto per essere aggiunto a Vigalius Exploitation volume 2, che gireremo quest'estate, e lui curerà il suono anche in fase di ripresa, e quindi chiudere il DVD e uscire col DVD. Sempre per la colonna sonora, e avevi subito pensato ad Herbert Killex? È stata un'idea che è venuta dopo? No, subito. L'avevi fatto mentre girare, cioè nel senso, già mentre stavi girando? No, cioè mentre giro penso girare, purtroppo. Sì, no, nel senso, cioè, come dicevi prima, che sapevi già gli attori che sarebbero stati loro, perché ci stavano nella parte. Tanto è vero che tu hai montato l'audio per il provino di Ammoniti, se non sbaglio. Sì, no, di Danger. Di Danger? Sì. No, c'era Rauch Kultur su quella di Ammoniti. Sì, quella forse appunto ce l'avevi qui tu, l'avevi usata, comunque eravamo già in contatto da prima per un cortometraggio in stop motion che vi stava preparando appunto con Alice, e quindi lì siamo rimasti in contatto e abbiamo iniziato a lavorare man mano che Vigalius Exploitation prendeva forma. La colonna sonora è iniziata man mano che certe scene venivano montate da lui. Il film non era ancora finito, però c'erano certe scene dove lui aveva già un'idea su come la musica doveva suonare, man mano me le passava e io preparavo delle prove. Quindi la musica è nata prima del sound design. Poi quando c'è stato l'editing finale delle immagini, lì ho preferito iniziare a lavorare nel sound design, che era una cosa più tecnica e macchinosa, diciamo, comunque per la quale avevo bisogno per forza di avere il montato finale. Quindi c'è stata una pausa sulla musica, è stato fatto tutto il sound design e poi siamo tornati sulla musica, e sì, più o meno in 4 mesi abbiamo fatto il tutto. La colonna sonora a me ha ricordato molto La Cosa, o comunque il film di Carpenter, quel tipo di atmosfera un po' elettronica, un po' acida. Cosa ti sei ispirato per comporla? Sei andato a guardarti un po' i film del genere, oppure sei andato per la tua strada? Ma sono film che comunque mi piacciono e che avevo già visto, quindi probabilmente si hanno ispirato tante delle musiche che si sentono in Search Creation. Alcune invece sono state create più che altro da me, o comunque prendendo spunto da musiche provvisorie che lui aveva in mente di usare. Ad esempio, c'è stato un pezzo di FX Twin che come idea era quello che volevamo ottenere, e io ho cercato di spingermi in quella direzione, che sarebbe il tema della donna di Xen. Però sì, è abbastanza vario, ci sono appunto spunti miei, spunti esterni, spunti suoi. Il sound design in post-produzione era molto interessante, perché appunto era un po' di taglio diverso dalle immagini, perché le immagini appunto sono molto sporche, sono molto cupe, mentre i suoni tendono a essere tipo limpidi, molto ben registrati e si staccano un po' dall'immagine. Cosa ho usato per comporre la colonna sonora? Ho usato Pro Tools come software per la gestione di tutto. Poi la parte musicale è un misto di synth, drum machine reali e virtuali. Mentre per il sound design, come dicevi tu, ho sia pescato qua e là da lì librerie di suoni che possiedo già, oppure ho registrato delle parti apposite. Ad esempio, quando la donna di Xan è sul cofano della macchina che rompe l'uovo, il suono del seno che si muove sul vetro è fatto toccando un bicchiere di vino con le mani. Il suono della macchina è un rumore di una barca.
perché volevamo qualcosa che fosse comunque un richiamo a un mezzo in un certo senso vintage, quindi una macchina diciamo americana, cambio automatico, quindi senti questo rumore continuo, non c'è mai un cambio marcia della macchina. Le musiche appunto sono quasi tutte fatte direttamente in digitale, c'è stato lavoro di mastering successivo che è stato curato in uno studio qui a Verona, e forse è stato quello a dare un po' più limpido che dicevi tu prima, perché comunque l'idea della parte audio era comunque di mantenere lo sporco del film.